Carissimi amici e amiche di Cultura Web TV, benvenuti all'intervista, la rubrica da me condotta che intende promuovere il lavoro di autori e artisti emergenti e non. Ospite di questa nuova puntata è Ernest Loh, nome d'arte del cantautore Remo Santilli. Nel 2018 Remo inizia la collaborazione con Music Force, che lo porta a realizzare il primo singolo Sia Lei, che si piazza in finale a Musicultura 2020 ed entra di diritto nella prestigiosa compilation dell'omonimo concorso. Nei primi giorni del 2021 esce il suo secondo singolo Errore 404 e il 14 maggio dello stesso anno esce il suo primo album Io so essere macchina. Prima di interagire e conoscere di persona l'artista, vi invito a seguire il video del brano Sia Lei, etichetta Music Force, contenuto nell'album Io so essere macchina, che potrete acquistare online o in tutti gli store. Carissimi amici e amiche di Cultura Web TV, benvenuti all'intervista, la rubrica da me condotta e che intende promuovere il lavoro di autori e artisti emergenti e non. Ospite di questa nuova puntata, che vedete accanto a me, è Ernest Loh, nome d'arte del cantautore abruzzese pescarese Remo Santilli. Chi era Remo Santilli? Remo Santilli nasce a Pescara nel 1991, correggimi se sbaglio. Come tutti, si innamora della musica da adolescente, resta letteralmente folgorato dopo aver ascoltato un album dei Doors, e chi non l'ha fatto? E quindi nel 2008 fonda, assieme ad un sassofonista, gli SOS, coi quali lavora ad una personale sintesi tra rock, psichedelico e jazz. Dal 2011 al 2014 si dedica agli studi letterari, fino a quando nel 2015 per gioco inventa Ernest Loh, un personaggio storpiato nei valori, piegato dal vizio e dalla mondanità. Nel 2018 inizia la collaborazione con la Music Force, etichetta discografica, che lo porta l'anno successivo alla pubblicazione di due inediti singoli Errore 404 e Serena vuole andare a Nanna. Remo, come nasce Ernest Loh e quanto c'è di te in questo personaggio che definisci psichedelico? Beh, salve a tutti. Innanzitutto devo dire, come spesso accade quando si parla di costruzioni e di finzioni e di mondo dello spettacolo, alcune informazioni sono false. Però io non ho mai fatto in modo che queste non venissero pubblicate, anche perché alla fine, insomma, non è che Ernest Loh è in Eurovisione mondiale. Quindi io ho sempre lasciato in tutti i contesti, diciamo, mediatici, radiofonici, io ho sempre lasciato che queste informazioni false circolassero. Anche la questione della mondanità, dell'essere stoccato dei valori, sì, sono appunto giochi di anni fa che poi sono stati addirittura inclusi nella biografia da qualcuno e va benissimo così. Però certo, è chiaro che Ernest Loh è proprio un'invenzione, è altro da me. Oppure possiamo dire che è qualcosa che c'è in me, anche se secondo me c'è un po' in tutti. È un po' come The Mask, no? Il film con Jim Carrey. A un certo punto questo signore, Jim Carrey, trova una maschera. Prima lui era impacciato, era timido, non riusciva a conquistare la sua amata. Poi trova la maschera e grazie a questa maschera diventa spumeggiante, diventa brillante, e riesce anche a fare delle magie addirittura. Insomma, con la maschera vengono fuori tutte quelle cose che magari la società teneva recluse nel profondo dell'animo. E quindi Ernest Loh è una cosa del genere. Quindi secondo me in potenza Ernest Loh potrebbe simboleggiare
queste cose racchiuse dentro di noi, che hanno a che fare con l'entusiasmo, che appunto la società ci tiene ben chiuse e quindi noi le limitiamo fortemente. Però, ultima cosa da dire, è una costruzione, un'invenzione che ha a che fare col mondo dello spettacolo. E quindi qui viene anche un po' fuori, secondo me, il lato oscuro, nel senso che Ernesto alla fine, mi sono reso conto, è diventato anche un po' una parodia della pop star, almeno per come la vedo io. Infatti, nella copertina dell'album Io so essere macchina, uscito con Music Force, nel maggio scorso, vediamo proprio questo pseudo artista, pseudo intellettuale, almeno così sembrerebbe dall'abbigliamento e dall'atmosfera un po' vintage, come si può vedere. Esatto. Una posa che io definirei narcisistica e anche abbastanza, come dire, insomma, dall'aspetto quasi di un volersi prostituire. E dunque, e questo è un po' il lato oscuro che viene quando questa maschera poi si confronta col mondo del mercato. Quindi ecco, c'è anche un lato negativo. Quindi è un alter ego di Remo Santilli che in un'occasione ti sei definito un incrocio tra un comico abruzzese denominato Maccio Capatonda e Jim Morris, un connubio però alquanto complesso, non trovi? Sì, E direi come fai a metterli insieme? dissonante. Beh, è difficile una fusione di questo tipo, cioè mettere Maccio e Jim Morrison. Io ricordo quando avevo 18 anni andai a Parigi espressamente al cimitero di Père Lachaise per andare a vedere la tomba di Jim Morrison. E quindi insomma è il massimo, capito? E come fanno Jim Morrison e Maccio Capatonda, questo connubio, come esce fuori? Sì, beh, allora innanzitutto c'è da dire che Maccio Capatonda, al di là di questa coltre di demenzialità che risulta evidente nei suoi sketch, ecco, al di là di questa si nasconde una mente molto razionale. Addirittura io conosco persone che lavorano con lui e lo definiscono un kubrickiano, nel senso uno proprio duro, severo, perfezionista, pignolo, col quale è molto facile litigare sul set. Quindi voglio dire, già qua si capisce molto facilmente la differenza tra il personaggio Maccio Capatonda e l'artista, è la persona che appunto poi ha tutto il suo mondo intorno e cerca di dare ordine. Quindi voglio dire, Maccio, secondo me, oltre a essere un comico, è anche un intellettuale. Questo è quello che penso io, perché si vede che c'è uno studio dietro, non è comicità fatta a caso. Certo, l'ultima fase della sua comicità è la demenzialità, quindi quella è la cosa che salta più all'occhio. Però quando poi si osservano i suoi lavori completi, come alcune serie, tipo Mario oppure The Generis, là si capisce che c'è dietro tutta una struttura e alla fine c'è anche una bella critica, se proprio vogliamo, come dire, accontentare anche i più assetati di intellettualismi e di significanza. Troviamo anche delle strutture di critica, secondo me, geniali, che in parte si rifanno anche all'ironia di Nino Frassica, che però sicuramente è meno impegnato socialmente, c'è meno critica sociale di Nino Frassica. Quindi voglio dire, Maccio Capatonda, comico, ma non solo. E questo personaggio è in parte comico, nel senso che cerca un po' di prendersi in giro. Adesso mi sto riferendo ad Ernest Law, cerco un po' di prendersi in giro, un po' anche di scherzarci su, sopra i temi un po' Beh, della società. ho visto i video, sono molto carini, ben curati. Insomma, questo selvaggio, ma acculturato però, Jim Morrison, che conosciamo benissimo, cita personaggi famosissimi come Céline nei suoi testi, no? Però nel frattempo tira fuori l'uccello sul palco per pisciare davanti al pubblico, che appartiene sicuramente a una generazione che non è più in voga con quella attuale, ma noi ritroviamo in Ernest Law quindi una fusion tra un comico
una parte l'ho presa a prestito da alcuni personaggi come questo comico Maccio Capatonda e Jim Morrison. Ma ti ci vedi a spaccare la chitarra sul palco, tirarlo fuori davanti al pubblico ed essere portato via dalla polizia, come accadeva Allora, con Jim Morrison? sicuramente non lo farò mai per il semplice fatto che è stato già fatto. Però no, questo esempio che hai tirato in ballo secondo me è perfetto, appunto, di Jim Morrison che appunto da una parte ti cita Céline e dall'altra poi impazzisce totalmente. Perché è proprio quello che direi quasi, ahimè, mi succede quando salgo sul palco. Cioè, quando salgo sul palco tutto cambia. È come se sul palco, attraverso la finzione, io mi avvicinassi di più alla verità. Come se appunto la realtà fosse più lontana dalla verità rispetto alla finzione, perché la finzione del palcoscenico mi rende libero, quindi sono più libero. Non devo più sottostare alle categorie, ai modi di fare della realtà. Quindi questa finzione del palcoscenico mi libera all'improvviso, sono libero, cavolo, posso fare tutto. Posso dare sfogo alla linfa vitale, non so, non ha molto senso come sto dicendo, però appunto è proprio questo il punto, cioè che lì poi si va al di là dei significati comuni, è la libertà, è l'esplosione, è la vita, è l'entusiasmo, questo è quello che sento quando vado sul palco, e quindi poi lì può succedere di tutto. E adesso infatti stiamo pubblicando alcuni video di live qui a Bologna, ho fatto dei grossi live finalmente, dove ho Bello. presentato l'album e ci sono questi reperti che io ho osservato così qualche giorno dopo, ho detto, porca miseria, ma ero io quello. Ma anche le persone sotto al palco poi mi vengono e mi dicono: ma tu, ma chi era quello lì sul palco? Cioè, tu io parlo con te, sei timido, sei così pacato, ma non eri tu. E io dico, non so che dire, però scusa, adesso ho un po' di cervicale, quindi devo coprirmi, scusami, devo andare. Cioè, mentre sul palco magari prima ero a petto nudo e stavo impazzendo, stavo dicendo delle cose che magari un po' strane, cioè, Straordinario, irrazionalità. è straordinario. Insomma, Remo, ti sei laureato in lettere? Mi dicevi? Sì. In lettere. Ho visto che ami autori come Kafka, Dostoevskij, però sei affascinato pure da personaggi un po' strani, eh? Comunque musicisti importanti, come quella del batterista e compositore inglese Robert Wyatt, giusto? Assolutamente sì. Che sono tutte fonti ispirative? Cioè un po' di qua, un po' di Wow. là, e alla fine nasce questo personaggio. Ma Sì, tutte. Sì. dimmi, dimmi, dimmi. No, Sono tutte fonti queste ispirative. fonti, diciamo, magari non sono ispirazione diretta, nel senso che sono i miei ascolti che poi sono rimasti, come dire, hanno metabolizzato nel tempo. Cioè sono sedimentati dentro e poi alla fine vengono fuori inevitabilmente nelle composizioni. Si può, magari da qualche dettaglio si può capire, ah, vedi, da quell'ispirazione, questo altro elemento viene da quell'altra ispirazione. Non è un'ispirazione, come dire, consapevole e razionale. Cioè, non è che io penso, adesso prendo questo e lo metto lì. Io compongo in maniera molto istintiva. E poi magari in un secondo momento mi rendo conto di tutte le influenze che ho subito nel comporre questa cosa. E dico, ecco, lì ha agito Frank Zappa, penso. È Addirittura. come se appunto tutti questi autori agissero attraverso me in questi dettagli che poi vanno a costituire tutta la canzone. Senti, io ho sentito diverse tue canzoni, insomma, ho qui l'album, l'ho sentito più volte e stamattina vedevo appunto i video e in apertura mi guardavo appunto sia la E, questa canzone che apre il CD Io sono macchina e vorrei tanto che tu ci dicessi. Perché l'ho visto, mi è piaciuto anche, insomma, tantissimo il video, al di là della musica e delle parole, no? Ma come nasce questo brano? Cioè, come è uscito fuori? Ti riferisci al brano Sia Sia la lei. E? Sia la E? Sia lei. Ok. Sì, Sia la E davvero è nato nel 2015, pensa un po'. Sì, in forma acustica. E così, in maniera molto disimpegnata e tranquilla, narrava questo amore finito male, però cercando di mettere l'accento su cose buffe.
anche su una specie di amore affettuoso fisico, non preso troppo sul serio, eppure dietro si nascondeva comunque la delusione di un amore, quindi tra virgolette il dramma dell'amore non corrisposto. Poi, conoscendo la Music Force, qualche anno dopo, scegliemmo questo singolo, furono loro, furono Alessandro Emanuele a dire Sia la E, puntiamo su Sia la E, e fu il primo singolo. E cosa facemmo? Passammo l'opera a Micromega, un producer sempre della sfera Music Force, dell'ambito Music Force, di quel giro lì, e Fabrizio Micromega fece un ottimo lavoro, diciamo, di riarrangiamento di questo brano, o comunque di nuova vestizione, cioè di veste più moderne e accattivante, io uso sempre questa espressione, a Sia la E. Quindi cambiare, rifacendogli il look, divenne un brano, passò da quel cantautorato un po', come dire, acustico, divenne una specie di misto tra elettro, dance, pop, reggae, muffin. Infatti, diversi critici, anche quando poi questo brano, perché ebbero ragione Alessandro Emanuele della Music Force, perché il brano riuscì ad arrivare in finale a Musicultura, quindi andare su Radio 1 Rai, eccetera, e su Radio Play, Radio su Rai Play, insomma, abbiamo ragione, questo brano poi si è rivelato, ecco, funzionale. No, mi sono perso, stavo dicendo un'altra cosa, cioè Come era nato il brano? sì, come era nato? Come era nato il brano? Allora, ecco, dicevo che alcuni critici poi, anche nel contesto di Musicultura, quando il brano poi fu appunto recensito da molti critici dell'ambiente musicale italiano, fu definito uno strano ibrido tra diversi generi, insomma. Ecco, questo per dire che questo passarci la canzone tra me e Micromega è venuto fuori, insomma, sente un brano particolare, ecco, che però si veste di canzone pop, apparentemente una semplice canzone pop, che poi in realtà lo è veramente, è una canzone molto semplice. Però c'è qualche elemento, ecco, di surrealismo a livello testuale, c'è molta ironia, io direi quasi comicità. E poi c'è anche la ballabilità, e a livello ritmico Sì, ci allora sono molti passaggi, e quindi sembra proprio un ibrido tra diversi generi. è vero. Ho visto che sei passato su diverse emittenti, sei stato anche a Radio Vaticana, tra l'altro, Sì, vedevo, no? è E vero. quindi insomma, non so se te l'aspettassi un po' cioè questa notorietà, questo successo, sinceramente insomma io vedo un po' di tutto, poi alla fine ognuno di noi ha dei parametri con i quali poi vede, ascolta, giudica, soprattutto la musica, perché negli ultimi tempi, insomma, il panorama della musica italiana è stato un po' sciatto. E mi ha fatto molto piacere e vedo che, e apprezzo molto, veramente è una cosa molto piacevole vedere che la Music Force, nella sua rosa di vari autori, qui ho tutta una serie di CD di autori della Music Force che vi invito a conoscere. Intanto Remo Santilli, Ernest Loh e le sue opere musicali, ecco, potete trovarle sia negli store che appunto su siti online, quali anche Amazon e via dicendo. E intanto Sì. andatevi a gustare i vari video che potete trovare direttamente sul sito della Music Force, quindi digitate su Google Music Force Ernest Loh e vi compariranno diversi videoclip che potrete invece anche andare a vedere direttamente su YouTube perché sono prese poi da lì, credo. A me fa piacere, in conclusione ti potrei chiedere, Ernest Loh, a cosa stai lavorando ultimamente, se stai facendo, insomma, vista la situazione, pandemia, lavoro, varie necessità, eccetera, a cosa stai lavorando e come si vede proiettato Ernest Loh nel futuro? Beh, allora, ultimamente sto suonando con un gruppo
Esattamente la Lobanda. Sono dei ragazzi fantastici con cui mi trovo benissimo e sono sicuro che questo progetto andrà avanti, con i quali abbiamo preparato diversi live nell'Interland bolognese e a Bologna città, Bologna centro, e stiamo suonando in questo periodo. E questi miei brani, brani dell'album Io so essere macchina, che appunto trovate su tutte le piattaforme online e anche su Amazon, sulla Feltrinelli, tra l'altro in questi giorni c'è il Black Friday che andrà per tutta la settimana, quindi Vero. uno ne può approfittare a un prezzo scontatissimo per avere chiaramente, come si dice, uno di quei vecchi cimeli, un disco da ascoltare che lo devi inserire con le mani in uno stereo che magari poi ti riporta all'orecchio tutte le frequenze, quindi fai un ascolto vero utilizzando uno stereo, e quindi viva gli stereo e viva anche le autoradio, come dicono al John e Jack, al John e Jack, che l'autoradio, va bene, una citazione del film La leggenda di Arjuna Jack. Quindi questo disco che io consiglio, appunto, no? Consiglio quello fisico, dicevo, con la Lobanda abbiamo riarrangiato tutto il disco e l'abbiamo riarrangiato anche in stile un po' reggae, funk, groovoso, a tratti anche disco. Quindi insomma, a questo ho lavorato ultimamente con questi grandi musicisti. E quindi questa è una delle cose principali a cui ho lavorato, insomma, a livello musicale ultimamente. Ecco qui, Il quello di vedere sembrano l'album. due persone diverse, Sì, senza eh? dubbio, lo Rem che ci sta sono. parlando e quello della copertina, che invece è Ernest Lo. Già l'espressione, Esatto. eh? Sì, chiaro, chiaro. Esatto, Vabbè. qui lì c'è un'espressione che è chiara e molto macchinosa, finta, provocatoria, ma volutamente, quindi c'è l'artifizio Ma dietro, è quella che cioè, poi osserviamo tutti i vedete tutto giorni nei volti impostato. è quella maschera che abbiamo tutti i giorni quando apriamo la porta di casa e usciamo fuori, no? Esatto. Automaticamente ci si trasforma. Remo, Ernest, noi ti ringraziamo Sì. tantissimo, ringraziamo la Music Force, Alessandro, Emanuele, tutta la compagnia e ringraziamo te ovviamente anche Ernest Lo di essere stato qui con noi. E vi ricordiamo il CD online e negli store. Io so essere macchina di Ernest Lowe. E Appuntamento io, alla prossima Music Force. Gian, Prego. ringrazio infinitamente te. Ormai è già più volte che ci siamo sentiti e quindi sono doppiamente, triplamente contento di poter parlare di queste cose con te. Grazie, lo spero spazio che ci Grazie, grazie dai. mille, buona vita e alla prossima.